anno zero, anno zero. Sono costretto a Soncino a parlare anche di questo tema. Uno, perché mi rendo conto che i cittadini di Soncino non hanno capito di cosa si tratti l'argomento di cui tratterò adesso, non hanno le idee chiare. E poi voglio fare questo video anche per aiutare eventualmente altre comunità, comuni, città che magari si trovano nella medesima condizione, cioè di avere delle persone che agiscono come se fossero i proprietari delle cose pubbliche e poi agendo in modo indiscriminato e fregandosene della partecipazione della comunità. Voglio parlarvi del campanile della Pieve e in particolare delle campane della Pieve di Soncino. Le campane della Pieve di Soncino sono state tolte alcuni mesi fa e sono state adagiate come oggetti di discarica nel cortile della Pieve, e le fotografie che faccio vedere a breve dimostrano questo. Le campane, che sono state frutto di fatica e sacrificio della comunità soncinese, sono state tolte e con la non cura, ho parlato anche con la soprintendenza e anche con la diffida della soprintendenza di lasciarle in questo modo, così alle intemperie, sono state coperte dalla neve quest'inverno, come se fossero oggetti di scarica, è la dimostrazione di quale non cura abbiano, si preoccupano di voler sistemare e restaurare e poi hanno già fatto il danno prima di farlo. Ma per loro non è un problema, perché loro quelle campane non le utilizzeranno più. Si poteva intervenire sul restauro delle campane storiche, era una possibilità, la parrocchia, meglio, i 3 o 4 o 5 che gestiscono la parrocchia come se fosse casa propria, senza condividere niente con i parrocchiani, hanno deciso di fare nuove campane. Queste verranno così messe da qualche parte come oggetti da museo e mi auguro che abbiano almeno l'intelligenza di far sì che vengano appese a una struttura per essere magari ancora risuonate. Comunque la scelta è quella di non utilizzare più queste campane, non verranno chiaramente fuse perché certe sono anche vincolate, e quindi la scelta di non restaurare vuol dire abbandonare per sempre la possibilità che le campane storiche possano risuonare. Quindi si parla di strumenti nuovi, hanno intenzione di fare 8 campane nuove. Questo lo sappiamo perché il parroco e chi per lui hanno divulgato un volantino anche sui social dove si dice: nuovo concerto campanario della Pieve di Soncino. Elencano 8 campane con i costi 74.833 euro più IVA al 22%, quindi soldi per fare campane nuove. 8 campane. Il fatto che si scelga di fare 8 campane nuove rinunciando al restauro di quelle antiche, pur avendo io letto le perizie e pur avendo io parlato col soprintendente e non essendo io chiaramente d'accordo sulla scelta di farne 8 nuove, loro lo faranno, e questo fa emergere ancora la prepotenza e l'arroganza di decidere in pochi senza condividere con nessuno. Ma qui c'è l'idea, la genialità ancora che esce nella loro testa medievale. È stato associato in questo volantino un nome o delle situazioni sociali ad ogni campana con un prezzo: quella più grande costa di più, quella più piccola costa meno. E notate lo stile della frase conclusiva del volantino: coloro che fossero e volessero offrire una campana sono pregati di prendere i contatti con il parroco entro e non oltre il 30 giugno, vi raccomando, soldi, per permettere alla fonderia di inserire sulla campana, attenzione, le lettere del nome e dell'offerente o di quanti si desidera ricordare. Ritorniamo ancora le indulgenze che si acquistavano e Martin Lutero ha combattuto, torniamo ancora al nome sul banco, torniamo ancora alla chiesa dei ricchi, fare le cose coi soldi per mettersi in mostra, apparire, esattamente il contrario del Vangelo, la chiesa che gira al contrario e che nella sua ipocrisia si manifesta, una chiesa fuori dal mondo, una chiesa che usa denaro e è fatta per apparire e per cercare poi una cerchia di amici che si coprano e spendono i soldi per farsi belli. Questo è il concetto chiave ed è interessante che facciamo un po' di satira. La campana 1 dedicata a Santa Maria Assunta, la patrona della chiesa della Pieve, 18.500 euro per la campana costa, e tutti i santi, la seconda campana 13.500. Poi andiamo giù, se Santa Paola Cerioli quanto vale? 10.650, perché è stata associata alla terza campana. La beata Stefana Quinzano, non essendo santa, è beata un pochettino sotto, mi ha fatto la classifica, va alla quarta campana. Ma qui attenzione, colpo di scena: alla campana 5, campana 6 e 7 abbiamo tre santi, San Pio V, San Giacomo e San Martino, che si diradano nella loro essenza di santità. San Pio V 7.000 euro la sua campanina, San Giacomo un po' meno, 5.500, San Martino il patrono 4.000, e poi l'ultima campana, quella più piccola, che costa 3.600 euro per farla nuova, è dedicata ai bambini nuovi nati. Anche qui la non intuizione di queste teste
che non comprendono che i nuovi nati dovrebbero essere più a posto se vogliono fare una gerarchia che non va fatta sulle campane e sui costi, perché i nuovi nati sono quelli che garantiscono il futuro dell'umanità e della società, auspicando che questi nuovi nati comprendano e capiscano qualcosa in più di queste persone che sono già preoccupate di fare l'inaugurazione. A dicembre inaugureremo un nuovo concerto di campane, vi faremo l'applauso per aver maltrattato le campane storiche, per non aver condiviso niente con i parrocchiani, per aver chiesto i soldi in nome dei santi e dei defunti e per apparire. Vergognatevi, vergognatevi, questa chiesa non piace ed è la peggior piaga che emerge, ahimè, purtroppo, Soncino, della chiesa. Il Papa, secondo me, non è d'accordo con voi.